Benvenuti ragazzi anche oggi sul mio canale. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bellissima borsa realizzata con la lana nubola, ne occorrerà circa 300 grammi, occorreranno anche due fogli di feltro, 8 viti per i manici, una coppia di manici di circa 60 cm e almeno due coppie di alette, opzionale se volete metterle anche all'interno della fodera, come vi spiegherò nel corso del tutorial. Andremo anche a foderare, vedete, all'interno la borsa. Vi spiego ovviamente come assemblo tutte le parti. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial io vado ad usare questo filato nuvola. Questa è una lana 100% acrilico. In descrizione dice di usare il numero 4, però siccome la lavorazione che vado a realizzare io è una lavorazione molto fitta, uso l'uncinetto numero 6, quindi andrò ad usare, vedete, l'uncinetto numero 6, altrimenti il lavoro viene troppo teso. Ovviamente in base alla manualità sceglierete insomma il tipo di uncinetto. Allora, questo filato mi è piaciuto tantissimo, vi devo dire la verità. Io l'avevo usato per altri lavori, quindi scaldacollo, sciarpe, cappelli e così via, ma vi devo dire che per la borsa è stato veramente una scoperta questo filato, mi è piaciuto tanto. Il filato è di tre sfere, di filati tre sfere, quindi lo trovate nel loro shop www.tresfere.com. Nel box informazioni ovviamente vi metto il link. Quindi iniziamo il nostro tutorial mettendo su 68 catenelle che equivalgono con questo tipo di filato a circa 45 centimetri. Come iniziamo la nostra lavorazione? Allora, questa lavorazione, quindi il punto Trinità o Trinity, meglio conosciuto come Trinity, è un multiplo, si sviluppa su un multiplo di 2 quando parliamo di pannelli. Quindi voi, nel caso voleste farla più piccolina, tenete sempre conto che dovete mettere su 2 più 2 più 2, sempre un multiplo di 2. Adesso iniziamo in questa maniera. Guardate, io entro nel punto subito dopo e realizzo una maglia bassa. Quindi il primo punto sarà sempre una maglia bassa. Entro nello stesso punto, vedete, dove ho realizzato la maglia bassa e carico il filo. Entro nel prossimo e carico il filo, entro di nuovo nel prossimo e carico il filo. E ho, guardate, 4 fili sul mio uncinetto. Carico il filo e chiudo tutto insieme. E realizzo una catenella. Di nuovo. Entro nel punto, vedete, che ho chiuso, quindi che ho già lavorato, e carico il filo. Entro di nuovo nel prossimo, carico il filo e di nuovo carico il filo. E abbiamo di nuovo, vedete, 4 fili sull'uncinetto. E chiudiamo tutto insieme una catenella. Ancora, guardate, qui ho il punto lavorato, quindi entro sempre prima nel punto già lavorato e carico il filo. E poi entriamo nei prossimi due caricando sempre il filo, così, vedete? 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e non dimenticate di fare la catenella. La lavorazione, vedete, è già visibile, è veramente un bell'effetto. Vi faccio vedere un'ultima volta e poi arriviamo in fondo. Entro, vedete, sempre nella lavorazione, che nel punto dove già ho lavorato, carico il filo, nel prossimo carico il filo e nel prossimo carico il filo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e una catenella. Quindi andiamo a proseguire in questa maniera qui fino alla fine della riga. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto da regolare, quindi l'ultima sequenza. Quindi se abbiamo lavorato correttamente, abbiamo messo un giusto multiplo di 2, avremo, vedete, due catenelle visibili. Quindi entriamo nel punto che abbiamo già lavorato, carichiamo il filo. Entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo e carichiamo il filo. Filo sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme. Per quanto riguarda l'ultimo punto, non realizziamo una catenella, ma guardate bene, entriamo di nuovo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa.
Quindi ogni volta che iniziamo e terminiamo il lavoro, non facciamo una catenella ma una maglia bassa. Adesso io giro il lavoro senza fare la catenella per facilitare le principianti. Ovviamente voi fate come preferite. Mi trovo in questa maniera qui. Abbiamo detto che dobbiamo iniziare sempre con una maglia bassa. Quindi io entro, vedete, nel punto subito dopo e realizzo una maglia bassa in questa maniera qui. Adesso entro di nuovo nel punto che ho lavorato, prendo il filo, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo, entro nel prossimo, carico il filo. Filo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme e lavoro la mia catenella. Di nuovo entro, guardate dove ho lavorato, ho già lavorato, carico il filo, entro nel prossimo, carico di nuovo il filo e nel prossimo carico il filo. Quindi noi carichiamo 3 volte il filo più il filo che abbiamo originariamente sull'uncinetto, 4 fili. Filo sull'uncinetto, chiudiamo e catenella. Un'ultima volta, entriamo nella lavorazione, vedete che abbiamo appena chiuso, entriamo e carichiamo il filo, nel prossimo carichiamo il filo e carichiamo il filo la terza volta. Chiudiamo tutto insieme e catenella. Andiamo a proseguire alla stessa maniera fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine della riga, abbiamo gli ultimi 2 punti. Carichiamo il filo nel punto già lavorato, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, entriamo nell'ultimo, vedete, carichiamo il nostro filo, 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e qui nell'ultimo punto lavoriamo la maglia bassa, quindi entriamo di nuovo, vedete, dove abbiamo lavorato, abbiamo caricato il filo e lavoriamo una maglia bassa. Ora giriamo il lavoro. Entro, guardate bene, di nuovo, vedete qui nel punto subito dall'uncinetto e lavoro una maglia bassa. Quindi all'inizio e alla fine lavoriamo sempre una maglia bassa. Fate attenzione quando lavorate. Se vi confondete, quindi non realizzate inizialmente la maglia bassa e alla fine la maglia bassa, ovviamente non vi trovate poi con la lavorazione. Quindi proseguiamo, abbiamo lavorato la maglia bassa, entriamo nello stesso punto, vedete, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo e carichiamo di nuovo il nostro filo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme, una catenella. Di nuovo entriamo, vedete dove ho la lavorazione, ho appena lavorato e chiuso il mio modulo, carico il filo, entro nel prossimo. Carico il filo, entro nel prossimo e carico il filo. Quindi carichiamo il filo 3 volte, 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme, catenella. Adesso io vado a proseguire per un tot di righe, quindi per l'altezza che mi occorre per la borsa e poi vi dico in totale quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per un totale di 96 righe che equivalgono in centimetri 80. Come potete vedere. Quindi andate a proseguire anche voi alla stessa maniera. Adesso noi vedete, ci troviamo qui, ancora con il nostro filo che abbiamo lavorato tutta la parte lineare, dobbiamo andare a fare un giro di maglia bassa tutto intorno al nostro pezzo. Quindi io mi trovo, vedete, in questa maniera qui, entro di nuovo nello stesso punto per girare e lavoro la prima maglia bassa sul mio laterale. Adesso guardate, in ogni punto dobbiamo entrare e lavorare una maglia bassa. Quindi entro in questo, entro nel prossimo, quindi ogni maglia bassa sarà in corrispondenza di ogni riga. Quindi se non volete far venire il foro troppo largo, possiamo anche entrare, vedete, qui praticamente prendendo due l'intreccio, vedete, dei fili. Ed entriamo così se non ci piace, insomma, che venga un foro troppo largo. Quindi entriamo in ogni corrispondenza di riga, perché magari se entriamo qui non ci piace che si veda questo foro enorme, insomma, vedete un po' voi come preferite. E
quindi facciamo delle maglie basse. Arriviamo nell'angolo, vedete, quindi facciamo tutto il nostro laterale, come vi ho fatto vedere, e nell'angolo poi giriamo insieme. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto dove poi dobbiamo girare il nostro lavoro, questo vedete è il penultimo, l'ultimo diciamo è quello sul lato, quindi entriamo in questa maniera qui, lavoriamo la prima maglia bassa e una seconda maglia bassa per girare. Tiriamo un po' il filo ovviamente e poi entriamo, vedete, in ogni punto che adesso è visibile perché questa è la catenella che abbiamo realizzato. Quindi in ogni punto entriamo e lavoriamo la maglia bassa. Quindi ogni volta che arrivate nell'angolo, ovviamente andate a realizzare due maglie basse per girare, quindi arriviamo fin dove abbiamo praticamente iniziato, quindi completiamo il giro fin dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che ho completato l'altro laterale, arrivo sulla riga, l'ultima riga da realizzare per completare il nostro giro in tondo fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, dove abbiamo, vedete, il punto Trinity, quindi le righe di punto Trinity. Noi dobbiamo semplicemente, una volta che abbiamo lavorato anche qui le due maglie basse, entrare in ogni punto e lavorare semplicemente, guardate, delle maglie basse. Quindi la lavorazione è sempre la stessa. Entreremo in ogni punto a maglia bassa. Fino ad arrivare da questa alla fine della riga. Arrivo quindi, vedete, dove abbiamo iniziato, quindi abbiamo girato, vedete, qui abbiamo le due maglie basse lavorate nello stesso punto. Lavoro, guardate, l'ultimo punto. Tagliamo il nostro filo, io ho tagliato un po' di filo già più abbondante così da poter cucire dopo il laterale. Fatto questo, con il nostro ago andiamo chiaramente a chiudere il nostro punto. Quindi mi trovo così, guardate bene, entro nel, qui è il punto dove mi trovo, entro nel prossimo con il mio ago. E poi filo sul davanti, entro nel punto al centro, prendo il nodino dietro e di nuovo chiudo. Ed ecco che ho realizzato, vedete, la chiusura senza lo scalino. Adesso andiamo a proseguire il nostro lavoro lavorando i nostri due laterali. Iniziamo adesso la lavorazione del nostro laterale. Io metto su 16 catenelle, quindi sempre un multiplo di 2 e inizio a lavorare, vedete, una prima riga di maglia bassa, quindi in ogni punto lavoriamo una semplice maglia bassa, fino ad arrivare chiaramente alla fine della nostra riga. Arrivati, vedete, alla fine della nostra riga, questo sarà il risultato. Adesso giriamo il nostro lavoro e iniziamo la lavorazione del punto Trinity. Quindi io entro, vedete, nello stesso punto e lavoro sempre una maglia bassa all'inizio del lavoro. Entro nello stesso punto dove ho lavorato la maglia bassa e carico in filo. Entro nel secondo punto, carico in filo. Entro nel terzo punto e carico un altro filo. Filo sull'uncinetto, chiudo tutto insieme una catenella. Di nuovo, guardate, entro dove ho appena chiuso la lavorazione e carico un filo. Entro in quello dopo, carico un filo, entro nel prossimo, carico un filo, 4 fili sull'uncinetto e chiudo tutto insieme una catenella. Quindi proseguiamo così fino alla fine della riga. Arriviamo, vedete, alla fine della riga. Se abbiamo lavorato correttamente, ci troviamo con due punti finali. Quindi entriamo in quello già lavorato, carichiamo il filo, entriamo in quello dopo, carichiamo il filo, entriamo nel terzo e carichiamo il filo. 4 fili sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme la nostra lavorazione e qui realizziamo una maglia bassa, quindi la catenella non la facciamo, ma entriamo di nuovo, vedete, nello stesso punto
e lavoriamo un punto basso in questa maniera. Giriamo la nostra lavorazione, entriamo subito, vedete, nello spazio dopo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Quindi anche qui lavoriamo sempre una maglia bassa all'inizio e una maglia bassa alla fine. Entriamo di nuovo nello stesso punto lavorato, carichiamo il filo, entriamo nel prossimo punto, carichiamo il filo, e entriamo nel terzo e carichiamo il nostro filo. 4 fili sull'uncinetto e chiudiamo tutto insieme e una catenella. Quindi adesso dovete proseguire lavorando un totale di 39 righe. Allora, le righe totali saranno 40, però noi abbiamo iniziato con un primo giro di maglia bassa e termineremo la 40ª riga con un giro di maglia bassa. Quindi andate a proseguire avendo un totale di 39 righe, comprese la prima riga di maglie basse, e poi realizzeremo l'ultima riga a maglia bassa. Quindi ragazze, io ho lavorato, vedete, la prima riga a maglia bassa, eccola qui, e le altre 38 righe sono appunto Trinity, ok? Ora abbiamo iniziato con la maglia bassa, quindi una riga a maglia bassa, 38 righe di punto Trinity, quindi 39 righe, ma la 40ª riga la andiamo a lavorare a maglia bassa. Quindi iniziamo, vedete, ci troviamo così, abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, giriamo il nostro lavoro ed entriamo e lavoriamo una prima maglia bassa. Adesso in ogni punto, vedete, lavoriamo delle maglie basse, fino alla fine, ovviamente, della nostra riga. Arrivati, vedete, nell'ultimo punto da lavorare, eccolo qui, lavoriamo l'ultima maglia bassa, eccoci qua. E adesso dobbiamo andare a lavorare un giro di maglie basse tutto intorno, come abbiamo fatto per il pannello. Quindi vedete, io l'ultimo l'ho lavorato qua, entro all'interno e lavoro un altro punto basso. In ogni riga, vedete, entro e lavoro una maglia bassa. Qui ho un'altra riga. È abbastanza semplice perché le righe sono molto visibili con questa lavorazione, quindi sarà semplice per voi individuare le righe. Quindi andate a proseguire facendo un giro totale intorno a tutto il pezzo fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Quindi lo completate. In ogni angolo lavoriamo 2 maglie basse per girare, quindi alla stessissima maniera del pannello della borsa. Arriviamo, vedete, nell'ultimo punto. Quindi abbiamo completato il giro. Noi qui abbiamo iniziato, lavoriamo, vedete, l'ultimo punto della riga. Tagliamo il nostro filo. Io taglio un po' di filo abbondante per andare poi chiaramente a cucire il pannello alla borsa, al pannello della borsa. Una volta che abbiamo tirato il filo, vedete, noi ci troviamo in questa maniera qui, quindi guardate bene, il prossimo punto è questo. Quindi io con il mio ago infilo in questa maniera qui e vado a chiudere il punto, ricreandolo ovviamente in questa maniera qui. Quindi io sono così, vedete, porto il filo sul davanti, entro al centro, prendo anche il nodino dietro e scarico chiaramente tutto il filo così. E così abbiamo ricreato il punto. Andiamo ovviamente adesso a cucire i nostri laterali. Vedete, il lavoro è fatto, ne realizziamo 2 ovviamente alla borsa. Prima di andare a cucire i laterali alla borsa, ovviamente andiamo a tagliare quella che è la sagoma per la fodera. Quindi, siccome andiamo a fare una fodera di feltro, perché per le borse di lana, ve lo dico già, è necessario che voi facciate la fodera di feltro per tutte le borse di lana, a meno che non siano delle borse con della lana molto grossa, ma comunque se non faceste la fodera di feltro, col tempo slabbra e quindi insomma si appesantisce la lana e il risultato si rovina col tempo. Quindi questo è il mio consiglio. Quindi andiamo adesso a tagliare le sagome sia del pannello della borsa che dei due laterali e poi andiamo a cucire i laterali alla borsa.
Adesso per andare a cucire il laterale al nostro pannello andiamo a centrare quelli che sono 16 punti, vedete, al centro del pannello. Quindi abbiamo 40 punti sul lato, 40 punti sull'altro e 16 centrali che saranno praticamente la stessa misura con cui abbiamo iniziato praticamente il nostro laterale. Allora, come andiamo a fissare il laterale? Allora, noi andiamo a cucire il laterale con la maglia bassissima, quindi andiamo a chiudere con l'uncinetto stesso alla borsa e iniziamo, vedete, da questo capo, andremo a cucire, man mano giriamo la nostra borsa e il punto, vedete, dove arriveremo qui, andrà praticamente a combaciare con i nostri punti. La prima cosa che facciamo è andare, vedete, a legare al nostro uncinetto lo stesso filo per andare ad effettuare la cucitura. Adesso iniziamo, vedete, a cucire. Noi qua nei lati abbiamo due, uno e due maglie basse per girare. Noi iniziamo, vedete, ad entrare nella seconda maglia bassa. Anche qui, allora vi faccio vedere, nella prima, scusate, maglia bassa, quindi uno e due, nella prima, vedete, entriamo in questa maniera qui. Adesso qui, guardate, abbiamo praticamente sempre 1 e 2 e noi nella prima, quindi abbiamo realizzato sempre le due maglie basse per girare, noi entriamo nella prima in questa maniera qui, così, vedete? E andiamo chiaramente a realizzare quello che è il primo punto in questa maniera e chiudiamo a maglia bassissima. Dopo ovviamente andiamo a nascondere la codina in questa maniera. Entriamo, vedete, nel prossimo punto e chiudiamo sempre a maglia bassissima. Così. Di nuovo in questo e in quello frontale del nostro pannello. Questo tipo di cucitura renderà praticamente il nostro pannello, il nostro laterale, scusate, con una rientranza. Vedete? Quindi faremo questo effetto un po' rientrato. Io adesso vado a proseguire fino ad arrivare dove ho i marcapunti. Arriviamo, vedete, nel punto dove abbiamo il nostro marcapunti. Adesso noi abbiamo le due maglie basse, vedete, per girare. Quindi io tolgo il marcapunti, entro qui e entro in una delle maglie basse, quindi le doppie, quindi l'aumento che abbiamo realizzato. Entro, guardate, di nuovo nello stesso punto, però prendo l'altra maglia bassa, così. Questo perché ovviamente abbiamo creato due maglie basse e quindi ne avremo una in meno qui da lavorare. Adesso andiamo a proseguire, vedete, andiamo in questa maniera a proseguire. Continuando ovviamente la nostra cucitura fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivo quasi, vedete, dove ho praticamente l'altro marcapunti. E anche qui, vedete, ho praticamente le due maglie basse, vedete, quindi la doppia maglia bassa sul laterale. Quindi entro in questo, prendo il primo punto, quindi guardiamo dove sta, eccolo qua. La maglia bassissima, di nuovo entro e nella seconda la stessa cosa. E adesso ovviamente andiamo a lavorare in un solo punto del nostro laterale, così vedete sempre, vedete man mano io sto girando e vado a cucire il laterale al pannello della borsa. Quindi entriamo in ogni punto. Ovviamente voi, specie se siete alle prime armi, potete anche contare i punti e mettere dei marcapunti per non confondervi. Io adesso vado a proseguire, quindi proseguite fino alla fine, quindi della cucitura del pannello. Arrivo, vedete, alla fine, prendendo sempre alla stessa maniera i punti. Ed ecco, vedete che realizziamo l'ultimo punto qui.
Come potete vedere, guardate il laterale, vedete, ha questa rientranza che darà questo effetto alla borsa. Ovviamente potete anche cucire con ago e filo se vi trovate meglio. Una volta vedete che abbiamo cucito la nostra borsa, questo sarà il nostro risultato. Adesso io ho già cucito la mia fodera che vi faccio vedere. Eccola qui, vedete, dopo che io ho tagliato praticamente tutte le parti, le ho cucite con il filo, vedete, di nylon, quindi ho assemblato. In più, io ho messo anche delle cuciture per andare poi a chiudere, vedete, con la clip anche nei lati la nostra borsa, quindi per fare questa chiusura. Allora, ragazzi, io prima di infilare la mia fodera e quindi andare a cucire, vi voglio far vedere alcuni dettagli che potete imitare o fare diversamente, ovviamente a proprio gusto. Allora, io all'interno, vedete, al centro ho messo il bottone calamita, quindi ho centrato perfettamente il punto centrale della fodera e ho infilato, vedete, mi sono aiutata con un bisturi e con la piastrina, vedete, che viene data in dotazione della calamita. In più ha una distanza dico precisamente la distanza, di 8 centimetri sia a sinistra che a destra. Ho praticamente fissato, vedete, i manici con le viti, quindi con queste viti sempre di filati 3 sfere. In più ho anche aggiunto, vedete, nei lati qua queste clip, perché visto che dopo aggiungeremo anche un'altra all'esterno, qualcuno si può chiedere perché. Allora, siccome il tessuto è di lana, io ho preferito metterle anche internamente, però vi posso dire che basterà anche per voi metterne una esterna. Io, avendo la comodità della fodera fatta in questa maniera, ho preferito, insomma, fare così. E ho messo, vedete, le mie chiusure a una distanza di circa 2,5 centimetri, circa 3, 2,5, sì, sono 2,5, 2,5 di qua, 2,5 di qua, e la stessa cosa per gli altri 3 lati. Quindi, se voi volete fare nella mia stessa maniera, una volta che avete preparato la fodera, potete fare così. Oppure, se avete praticamente l'abitudine di mettere l'arieto o il termoindurente, potete procedere come meglio credete. I manici ovviamente possono essere fissati anche all'esterno della borsa. Io ho fatto così, ma ovviamente voi date sfogo alla vostra creatività, potete terminare la borsa in qualsiasi maniera voi preferiate. Allora, come potete vedere, io ho infilato, vedete, la mia fodera nella borsa e quindi già prende forma. Ovviamente la stendiamo bene bene prima di andare a cucire. Adesso io faccio un'ultima cosa. Prendo, vedete, 3 fili abbastanza lunghi, chiaramente non basteranno per l'intera borsa, e poi man mano li andiamo a nascondere. Li vado ad infilare, ovviamente, nel mio ago a punta tonda. Una volta che abbiamo infilato, vedete, i nostri 3 fili nel nostro ago, iniziamo a fare questo bordo, quindi andiamo a fare un bordo superiore alla borsa e tutto intorno al nostro laterale in questa maniera. Io entro, vedete, qui dove ho, qui ho, vedete, un punto Trinity, quindi un altro, quindi entro qui in questa maniera, perché devo praticamente andare in un certo senso poi a nascondere i fili. L'eccesso dei fili, ovviamente, perché rimarranno, aspettate, perché ho messo, non erano di uguale misura, quindi andiamo a rifarlo. Quindi lasciamo, vedete, la codina che poi andremo ovviamente a nascondere. Eccola qua. Fatto questo, allora io mi metto in questo verso perché ovviamente è più comodo per la telecamera. Fatto questo, guardate, noi abbiamo qui un punto Trinity, qui non ce l'abbiamo, qui sì, quindi io entro ogni volta al centro tra un punto Trinity e l'altro. Qui ho, vedete, il punto Trinity, guardate bene, qui ho, vedete, questo fiore, entro al centro tra i due, quindi così. Quindi non entriamo al centro del punto Trinity. Sistemiamo ovviamente i nostri fili man mano che andiamo a. Se vedete che qualcuno è troppo lento, lo tiriamo leggermente. Adesso guardate, io sono qui, salto, vedete, 1, 2, 3. Questo che è il punto Trinity, e entro al centro tra i due, così, guardate.
Ovviamente anche questo è opzionale, se non vi dovesse piacere semplicemente potete lasciare la lavorazione, insomma, con il punto basso, così andare a cucire la foda. Adesso di nuovo, vedete, saltiamo questo punto e andiamo qui al centro e di nuovo. Di nuovo andiamo al centro, vedete, saltiamo sempre, vedete, è visibile dove dobbiamo andare. Entriamo al centro così e andiamo a chiudere. Sistemiamo sempre, vedete, i fili nel caso, insomma, vedete che basta fare così e lo allentiamo, vedete, un po' col l'ago e li sistemiamo. Ora andate a proseguire fino ad arrivare ovviamente nell'angolo, quindi nell'angolo dove vi faccio vedere come poi scendiamo lungo il laterale. Una volta vedete che abbiamo completato la cucitura su tutto il pannello, uno dei pannelli, ci troviamo così nell'angolo. Adesso dobbiamo andare a lavorare in maniera un po' diversa, nel senso che la lavorazione sarà sempre la stessa, ma ovviamente dobbiamo andare, vedete, scendere lungo tutto il laterale, quindi questo lavoro qua. Ok, come facciamo? Allora, noi ci troviamo, vedete, qui io ho lavorato l'ultimo, vedete, questo è il punto centrale tra i due punti triniti. Che cosa faccio adesso? Entro praticamente, vedete, su questo bordo, quindi eccolo qua, vedete, sono le due maglie basse che ho lavorato tutto intorno, quindi entro così. Ok, ovviamente mi aiuto, vedete, con l'ago. Se avete difficoltà potete farlo pure voi, in modo che riesca a stendere bene i fili, vedete, quindi così. Adesso io devo andare ovviamente a lavorare sul mio, vedete, laterale. Che come faccio? Allora, seguo più o meno una linea guida, ok? Quindi mi faccio guidare più o meno. Allora, qui ho saltato un filo, quindi faccio così. Ecco qua. Allora, qui ho, vedete, la riga, il punto Trinity, guardate, vedete, lo vediamo così. Allora che cosa faccio? Io faccio più o meno come ho fatto di qua, entro al centro delle lavorazioni, quindi qui vedete ho il centro del punto Trinity, vado al centro di questa riga, quindi entro così, prendo, vedete, entrambe le cuciture così e vado a tirare e a cucire. Io faccio sempre così, guardate, per stendere bene la lavorazione, per essere sicura che dietro i fili si siano distesi bene. Faccio la stessa cosa, vedete, qui è il punto Trinity, vado al centro, quindi salto per così dire un punto ed entro così. È ovvio che non c'è una regola, diciamo, anche se andate diversamente, entrate diversamente, insomma, non succede niente, non vi preoccupate. E questo è solo per più o meno per fare una cucitura, insomma, più o meno lineare, per dare più o meno la stessa, vedete, lo stesso spazio, la stessa distanza ovviamente alla nostra cucitura. Fatto questo, di nuovo guardate, qui c'è il centro, entro qui, guardate così, perché voi dovete vedere anche dove stanno ovviamente i punti, e facciamo la stessa cosa uguale. Qui sono al centro, entro qui. Ovviamente è probabile che vi spostiate un po' leggermente, no? Quindi io in questo caso andrò qui, vedete? Perché il centro è qui. Quindi andate più o meno a rendervi conto. Adesso qui è il centro, devo andare qui, vedete? Più o meno voi rendetevi conto dove è il vostro centro. E facciamo così, ovviamente, per tutta la lavorazione. E di nuovo, vedete, qui con l'ago faccio così in modo che stendo il punto. Vedete, quindi sta venendo il bordo in questa maniera qui. Adesso andiamo a proseguire ovviamente tutto intorno al nostro bordo. Quindi faremo così per tutto, vedete, il perimetro della borsa. Quindi andate tutto intorno fino ad arrivare qui e iniziamo da capo. Quindi vi faccio vedere anche qui poi come proseguire. Quando arriviamo, vedete, a un certo punto che il filo finisce, vi faccio vedere anche questa cosa. Noi andiamo a fare l'ultimo punto in questa maniera. Io entro, vedete, qui al centro, però ovviamente non esco, entro e mi fermo, vedete, dietro così, dove ovviamente dopo andrò a nascondere i fili internamente.
e vado ad iniziare ovviamente un altro punto con altri 3 fili. Quindi inizio così, ovviamente adesso inizio, noi dobbiamo calcolare che entriamo di qua e usciamo sul davanti, quindi ne faremo così, vedete, in questa maniera, come se uscissimo con il filo dove abbiamo, allora scusate, sono entrata troppo dentro, quindi dobbiamo uscire come se uscissimo ovviamente col filo che è entrato. Ma ovviamente l'altro capo non è uscito. Lasciamo sempre le codine e andiamo a proseguire. Vedete, io sono così. Vado adesso al centro qui, così, e vado a proseguire. Arriviamo ovviamente fino all'angolo. Arriviamo, vedete ragazze, nell'ultimo punto, quindi nell'angolo. Io entro così, prendo entrambe, vedete che sono le 2 maglie basse superiori così, in questa maniera. E vado ovviamente a tirare il mio filo. Anche qui, vedete, faccio così. Ed ecco qui che il bordo è bello sistemato. Adesso dobbiamo andare ovviamente sull'altro pannello a fare la stessissima lavorazione. Quindi noi entriamo sempre al centro, vedete, del punto. Quindi qui abbiamo un fiorellino che si è formato col punto Trinity. Entriamo al centro così. Di nuovo, vedete, io qui la lavorazione dei 2 fiori, entro sempre al centro, quindi giù al punto basso, al centro in questa maniera. E ci aiutiamo sempre con l'ago, vedete, perché ovviamente i fili, vedete, si intrecciano. Questa maniera qui ci farà, vedete, fare il bordo bello dritto. Di nuovo, ecco così, io entro di nuovo all'interno. Quindi anche qui andiamo a proseguire fino all'angolo. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo iniziato? Noi qui abbiamo, vedete, la codina, non dobbiamo fare altro che andare a chiudere. Quindi io mi trovo così, guardate, ho fasciato praticamente, entro nei 2 punti bassi, vedete un po' come quando dobbiamo proseguire, e poi all'interno ovviamente vado a nascondere il filo insieme all'altra codina. Quindi qui abbiamo, vedete, le 2 codine che andiamo a nascondere ovviamente insieme. Quindi facciamo un nodo, vedete, alle 2 codine e poi internamente ovviamente andiamo a nascondere il filo, anche perché con la fodera non si vedrà assolutamente nulla. Quindi ecco qui e andiamo a nascondere. Io non faccio la bordura, questo bordo insomma anche sul laterale, però voi se preferite potete tranquillamente farlo, ok? Quindi andiamo a nascondere i filini con l'ago tutti internamente in modo che non fuoriescano dalla borsa, quindi fate questa cosa abbastanza pulita. Ecco qui, vedete il bordo come si presenta, quindi sia da questo lato che da quest'altro lato non lo faccio per il semplice fatto che andrò a mettere una chiusura clic-clac, quindi quando si chiuderà ecco che il bordo sarà visibile sia di qua che di là, quindi non ci interessa se qui non è visibile. Adesso vi faccio vedere come posiziono la clic-clac. Vado a togliere, per comodità avevo infilato la fodera, adesso la sfilo e vi faccio vedere come la posiziono. Allora, prima di andare a fissare, ovviamente vedete le nostre calamite, quindi i bottoni a pressione a calamita. Io vado a creare anche un sostegno dietro, questo perché la borsa, essendo di lana, ovviamente rispetto al cordino è più morbida. Quindi che cosa faccio? Creo un sostegno, vedete dietro, lo faccio con il feltro, quindi vado a fare in questa maniera qui, piego ovviamente così e creo un piccolo sostegno. Che significa questo? Che quando vado adesso, vedete, a inserire la mia calamita, quindi io decido dove innanzitutto devo posizionarla. Quindi se qui vedete un primo punto Trinity, faccio in questa maniera qui, in modo che poi deve essere alla stessa ovviamente altezza. Che
che dovrà fare così. Quindi voi dovete ovviamente andare a prendere la vostra misura. Adesso vedete dietro, io ho qui, quindi decidiamo bene. Allora, qui ho il primo punto, vedete il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo. Quindi decido sul primo punto, in questo caso faccio così, vedete, sul primo punto metto le alette in maniera lineare dietro. Passo prima questo che è un po' di rinforzo. Ovviamente potete usare anche un tessuto, basta che sia rigido, insomma, anche della salpa volendo. E poi faccio così. E vado ovviamente poi a chiudere le alette aiutandomi con una pinza. Io poi vado ovviamente a cucire questa parte, vedete, la vado a cucire in modo che sia bella, insomma, resistente e che dia stabilità, a questa, a questo, ovviamente, alla calamità, ok? Faccio la stessissima cosa di qua, ovviamente, facciamo alla stessa maniera. Se avete della salpa, la salpa è dura, è bella dura, ovviamente, poi dopo non può essere cucita, ecco perché io ho preferito usare il feltro perché dopo vado ovviamente a cucirlo. Allora, abbiamo posizionato sul primo punto, vedete, Trinity. Faccio la stessa cosa anche di qua, vedete? Perché se io seguo questo metodo non posso ovviamente sbagliare, ok? Quindi voi andate a vedere più o meno se è identico. Qui abbiamo il punto basso, vedete, faccio così. E vado ovviamente a fare la stessissima cosa anche di qua, vedete? Fisso il mio prima il feltro e poi le alette. E con la pinza vado a chiudere. Una volta vedete che ho chiuso anche qui, quando vado a chiudere, vedrò che praticamente le due parti vanno a combaciare perfettamente perché ho preso bene la misura, ok? Vedete, qui dovete rendervi conto che quando andiamo a fare così ci sia abbastanza stabilità e in realtà facendo in questa maniera la stabilità c'è sicuramente molto molto di più, ok? Quindi io l'ho messo sia all'interno che all'esterno, però voi potete mettere anche solo all'esterno in questa maniera perché ci servirà, vedete, fare questa chiusura in questa maniera qui che darà poi alla borsa una linea, la linea insomma che noi desideriamo, che avete visto già nell'anteprima. Facciamo ovviamente la stessissima cosa anche da quest'altro lato, quindi procedete anche da quest'altro lato. Quindi ragazzi, ho rinfilato, vedete, di nuovo la mia borsa, quindi la fodera all'interno della borsa. Adesso vado a cucire con questo. Quindi andate a cucire ovviamente al bordo, vedete, della borsa, quindi sistematelo bene bene, anche se il tessuto di lana slabbra un po', voi ovviamente seguite le linee guida del laterale, quindi andate a fissare bene bene il laterale, vi potete aiutare anche con degli spilli e poi seguiamo delle linee guida. Che significa? Significa che andrò a cucire, vedete, la fodera sotto al bordo, quindi qui ho, vedete, la fasciatura, io sotto a questo bordo vado a fare i punti di cucitura, quindi voi seguite sempre queste linee guida, quindi anche da questa parte andrò a cucire, vedete, sotto il punto fasciato dove ho fasciato la borsa io vado a cucire qua, quindi sia da questo lato sia di qua e anche di qua, poi vedete, tenendo presente che il punto fasciato sta qua, io andrò a cucire sotto il primo punto basso in questa maniera qui. Quindi seguite delle linee guida per cucire correttamente la vostra borsa. Io uso il filo di nylon perché, come vi ho spiegato spesso nei miei tutorial, è un filo molto resistente. Ovviamente come filo potete usare anche quello che si usa per il ricamo, anche quello è molto resistente. Sconsiglio vivamente il cotone, quello che si usa per i tessuti, perché col tempo insomma tende a rompersi, visto che nella borsa noi andiamo a mettere parecchie cose. Questa, essendo una borsa, vedete, molto capiente, ovviamente il filo cede con il tempo. Quindi adesso io vado a fare la mia cucitura e poi la borsa ovviamente sarà pronta.